OpenDraw Map è un software che è open source, appunto, come dicevo, è sviluppato in Python e lavora in nativamente solo su Linux, su Ubuntu che praticamente. Per lavorare su sistemi tipo Windows, eccetera, ha bisogno di passare attraverso una macchina virtuale. Ma vedremo poi nell'installazione, eccetera, come fare. Il software, come se vi ricordate chi ha visto il video su Meshroom, il software non è dotato, meglio, il motore di calcolo non è dotato di interfaccia grafica, è praticamente un'interfaccia testuale, gli si danno alcuni comandi da tastiera e lui fa i calcoli. Allora, come su Meshroom hanno poi costruito un'interfaccia grafica attorno al software, anche qua, OpenDraw Map, hanno pensato di costruire un'interfaccia grafica, però in questo caso su browser, su ambiente web, da cui il nome web, come state vedendo, OpenDraw Map, praticamente l'interfaccia grafica che gestisce il calcolo, che fa l'elaborazione, eccetera, lavora su browser, su una pagina internet, fondamentalmente su web. Questo perché? Perché l'idea di chi ha poi sviluppato questa idea inizialmente era quella di dedicarsi al cosiddetto cloud computing. Cosa significa? Io, ok, metto a disposizione una serie, esiste già, che si chiama Lightning Network, vedremo poi. Hanno messo insieme questo sistema di cloud computing, ovvero che se io non ho la voglia o non ho la necessità o non ho la disponibilità di acquistarmi un mio computer per l'elaborazione, loro mi mettono a disposizione il loro server e attraverso un'interfaccia web che anche secondo me è costruita veramente bene, dà la possibilità di fare l'upload delle mie foto, fare alcune ovviamente sistemazioni, fare configurazione e loro poi fanno lavorare i loro server e come prodotto finito mi ritornano nulla di punti, mi ritornano la loro foto e così via. Per cui l'idea è nata appunto del web Open Draw Map e nasce appunto per il servizio di cloud processing, di praticamente di elaborazione su cloud. Quindi, un attimino che vedo che c'ho che la webcam. Okay. E se ogni tanto sparisco non è perché voglio sparire, perché la webcam, che sai, capisci, oh, vabbè, ma insomma, l'importante è che vediate lo schermo condiviso, insomma, poi se non mi vedete a me, insomma, non perdete nulla. Scherzi a parte. Stavo appunto dicendo dell'appunto del cloud computing e così via. Quindi nasce in questo modo e di conseguenza, però poi alla luce di questa esperienza del cloud computing hanno pensato di mettere a punto una versione basata su macchina virtuale che gira sul proprio computer, per cui di fatto, oltre a usufruire del cloud computing, è possibile utilizzare il proprio PC per fare l'elaborazione delle nuvole di punti, dell'ortofoto, insomma, di fare l'elaborazione di structure from motion. Il programma si scarica da questa pagina qua che vedete online, www.opendrawmap.org/webodn. Ma se andate su Google, scrivete webodn, vi manda sicuramente a questa pagina qua. Qua boh, ci sono tutte le caratteristiche del programma. Adesso, se volete, andate a vedere con calma, se non sto a specificarle. Per scaricare, si va nella pagina download. Ecco che sta andando. Allora, ci sono due tipi di installazioni. L'installazione manuale è, vi dico, per smanettoni, nel senso che per chi sa, diciamo, andare sul mondo Linux, briga di comando, però qua c'è una guida che spiega come fare. Per chi non è smanettone, e anch'io l'ho fatto, non perché, ma perché appunto c'è già uno tante cose da fare, per cui preferisce un po' semplificarsi la vita, uno si sceglie un installer. Un installer standard che praticamente investendo 57 dollari, che di fatto sono 49 euro, per cui uno scarica l'installer, si pagano con PayPal, per vivere anche la fattura tranquillamente, per cui state tranquilli,
si scarica l'installer, è fondamentalmente un file che adesso vi faccio vedere, che ovviamente è un file di installazione normalissimo, si scarica l'installer e con questo poi si esegue l'installazione del programma. I 49 euro una volta pagati sono pagati nel sempre, senza il programma potete installarlo su tutti i PC che volete, ovvero non ha chiavi, non ha niente, per cui non è che poi ogni anno dovete, una volta che il programma di installazione, il programma si aggiorna, vedete, poi farò vedere io con un'interfaccia grafica che si può aggiornare, c'è anche il programma di aggiornamento, eccetera, per cui veramente, insomma, è una, per quel che mi riguarda e per quello che fa soprattutto, è veramente una sciocchezza, così in questo modo anche date la possibilità a chi ci sta dietro, lavoro, vi assicuro, insomma, parlo da sviluppatore anch'io, lavoro per sviluppare questo genere di software, ce n'è veramente tanto, date un piccolo aiuto, insomma, credo che, insomma, uno possa investire per lavoro questa cifra. Per cui, come ripeto, manual install oppure andate tranquillamente su questa qua, investite i 49 euro e vedrete che vi passa la paura. Allora, questo per il programma di installazione. Allora, per installare il programma, però adesso mi sto sconcentrando un po' sull'installazione, perché per installare il programma OpenDroneMap necessita che sul proprio, parlo di Windows, parlo sul proprio sistema operativo, sia attivata, siccome lavora su macchina virtuale, sia attivata la virtualizzazione. Cosa significa? Significa basta che andiate qua sulla barra, sulla taskbar di Windows, cliccate con il tasto destro, cliccate il pulsante gestione attività, andate sulla casella prestazioni, e vedete che qua c'è, vedete che virtualizzazione. A fianco ci deve essere scritta abilitato, come vedete qua nel mio schermo, no? Allora, virtualizzazione, quindi di solito su tutti i computer che si acquistano, quando uno acquista un computer, la virtualizzazione è disabilitata, non chiedetemelo perché. Per abilitare la virtualizzazione sul proprio computer è necessario passare attraverso il BIOS. Allora, per chi è un po', non dico smanettone, per chi sa, insomma, come gestire con il computer, sa quindi di cosa sto parlando. Il BIOS è fondamentalmente l'interfaccia grafica che quando si avvia il computer, adesso non posso farlo vedere perché sennò perderei la connessione, perché dovrei riavviare il computer, capite, insomma, quindi non mi vedreste più, non vedreste tantomeno lo schermo del computer. E all'avvio, che quando si avvia il computer, compare quella scritta press delt o canc to enter UEFI BIOS setting e così via, no? Si accede a quell'interfaccia lì e da questa si attiva la virtualizzazione. Allora, siccome ecco che di nuovo la web. Non lo so perché. Ecco, per farvi vedere come attivare la virtualizzazione sul proprio computer, ho registrato un paio di video, ve li faccio vedere proprio al volo, giusto così per chi non sa di che cosa sto parlando, perché fondamentalmente è il passo, ma non difficile, è, diciamo, è il passo un po' più per chi non l'ha mai fatto, magari potrà rappresentare un piccolo scoglio, ma di fatto non lo è. Ma per cui, insomma, adesso voglio farvelo vedere, no? Allora, per chi ha un processore con un computer con processore AMD, no? È un po' diverso. Quindi vedete qua, come dicevo, quando avviate il computer compare la scritta press del, adesso qua è quello del mio computer, però più o meno, insomma, tutti si equivalgono, più con il tasto del. Quando compare questa scritta, premete più volte il tasto del, non una volta sola, premetelo un po', e premendolo poi parte, si attiva il BIOS del computer, che è questa schermata qua, adesso un attimo che l'ha messo a fuoco dalla telecamera, ecco, no? Che è il BIOS che praticamente è dove si gestisce fondamentalmente il computer. Quindi andate, come avete visto, su, o se non lo sapete fare, lo fate fare a qualcuno, insomma, ma ripeto, non è un'operazione. Andate su Advanced Mode, quindi modo avanzato. Purtroppo è solo in inglese il BIOS, per cui ecco.
Quindi poi sempre su Advanced, questo per, mi raccomando, per processori, quindi su CPU configuration, è attivate l'SVM mode, no? Come vedete qua io è attivato, quindi anche sul vostro computer, se montate processore Ryzen AMD, andate sul Advanced SVM mode e lo attivate. Questo fa sì di che al successivo avvio vi ritroviate la virtualizzazione attiva. Quindi la attivate, una volta che l'SVM mode è attivato, andate praticamente su Exit, eccolo lì, sto facendo le operazioni che dovreste far voi, salvare i cambiamenti e uscire. Quindi a questo punto il programma riparte e avete attivato la virtualizzazione, questo ripeto per computer dotati di CPU AMD Ryzen. Per chi ha invece un Intel, ecco, faccio vedere anche velocemente perché anche, ha un nome diverso, per cui lo faccio vedere. Eccolo qua, sempre qua Dell OF2, vedete che alla fine la minestra è sempre quella, quindi premete il tasto cance più volte, ecco che entrate nel BIOS, questo qua è un BIOS Intel, non è più, quindi è un processore Intel in questo caso, Advanced Mode, sempre vedete che non il succo è sempre quello, Advanced Mode, qua poi basta andare su Advanced, adesso che ci vado con calma, un attimo che va a fuoco, CPU Configuration, ecco, per attivare Intel invece la chiama Intel Virtualization Technology. Quindi quindi su AMD avete visto prima, su Intel basta attivare questa voce qua, poi come prima Exit e così via, e quindi in questo modo attivate la virtualizzazione. Una volta attivata poi rimane sempre attiva, per cui non dovrete fare più nulla, insomma non cambia il resto delle prestazioni, non cambia assolutamente nulla, è solamente un modo per attivare la virtualizzazione. Per verificare poi all'avvio successivo se la virtualizzazione è stata attivata, tasto destro sulla taskbar, gestione attività, prestazioni, e vedete che virtualizzazione deve risultare abilitata. Fatto questo, siete a cavallo, siete a posto, e non dovete fare più nulla per quanto concerne il vostro computer. A questo punto, che avete attivato la virtualizzazione, avete scaricato il vostro installer, fate partire l'installer e l'installer andrà ad installare automaticamente OpenDRAW Map sul vostro computer. Prima andrà ad installare un software che si chiama Docker, eccolo qua, che è quello che crea la macchina virtuale, dopodiché andrà ad installare il WebODM Manager, no? Che è questa... Che è il programma che gestisce il OpenDRAW Map. Una volta avviato comparirà la scritta Start, per cui farete partire la macchina virtuale con l'OpenDRAW Map, per quella macchina virtuale che eseguirà OpenDRAW Map. Una volta che la macchina virtuale è partita, anzi facciamo al volo, adesso lo sto stoppando, così lo vedete, insomma, perché se vi dico tutto, poi, visto che siamo online, lo faccio vedere, se l'avevo già attivato, se lo sto. Adesso lui sta stoppando la macchina virtuale. Un attimo di pazienza, che lo colo qua. Ecco, supponiamo che se lo spengo, io voglio adesso andare su OpenDRAW Map, vado qua, faccio partire web, il programma che installa con installer, che è il programma che fa partire, ok. A questo punto schiaccio Start WebODM, quindi faccio partire web OpenDRAW Map, qualche istante che lui faccia partire la macchina virtuale, ed ecco qua, hai la macchina virtuale partita. Per far partire OpenDRAW Map basta cliccare su questo link, ed ecco che compare il browser web, come vi dicevo. Qua metto il mio nome utente Fabio, la password è admin, accedi, ed ecco che ho attraverso il browser
ho fatto accesso, sono entrato su quella che è OpenDraw Map. Qua ci sono già 1, 2, 3, 4, 5 lavori che ho realizzato, no, quindi sono già 5 lavori già pronti. Per aggiungere un progetto, vediamo qua in parte c'è il pulsante aggiungi progetto, ma poi lo vedremo dopo. Adesso brevemente per descrivere un po' l'interfaccia grafica. Quello dove lavoreremo è questo qua, pannello di controllo, no? Dove ho la gestione di tutti i progetti che ho caricato all'interno del software. Che ne so, questa qua, andiamo lottizzazione, clicco su attività, si apre. Ecco, quindi si apre la pagina web. Ho la possibilità, questa qua è già, vedete qua, che è completato, quindi l'elaborazione è stata completata. Ah sì, vi dicevo, vedete che l'interfaccia grafica è tutta in italiano. La traduzione diciamo, è stata attivata nell'ultimo aggiornamento, per cui è una cosa veramente fresca, per cui motivo in più adesso per scaricarlo e utilizzarlo. Una volta che l'elaborazione è terminata, qua c'erano 149 foto, l'elaborazione l'ha fatta in circa 48 minuti, possiamo visualizzare ciò che abbiamo realizzato, quindi possiamo utilizzare il pulsante Vedi mappa. Quindi il programma mi fa vedere la nuvola di punti elaborata sovrapposta a quella che è la mappa di Google. Posso anche, in questo caso qua, elaborare le curve di livello. Adesso qua è un terreno piano, per cui non lo faccio, però posso elaborare le curve di livello e, come vedete, posso esportarle in DXF, in FileShape e così via, per cui posso anche appunto farmi l'elaborazione delle curve di livello e poi esportarle in FileCAD. Oltre a questo posso anche, questa qua è la vista planimetrica, quindi della nuvola di punti, posso visualizzarmi anche il modello 3D, cliccando qua in basso su modello 3D, e vedete che questa è la nuvola di punti elaborata. Fondamentalmente per chi conosce un po' diciamo, gli strumenti web open source, questo qua hanno ripreso quello che è Potree, se vi ricordate, anche su Topos c'è la funzione pubblica nuvola che va ad utilizzare Potree, e noi, quindi è uno strumento open source, il migliore per quanto concerne la gestione delle nuvole web, quindi di fatto hanno anche loro utilizzato questo per poter visualizzare il modello 3D che è stato elaborato. Da Potree qua non sto, ma insomma è abbastanza semplice, da questo visualizzatore abbiamo la possibilità di fare parecchie cose, misurazioni, abbiamo la possibilità di fare le clipping box e così via, ma insomma perderei tempo insomma su cose più importanti, al limite poi sono cose veramente sì, insomma, molto semplici, per cui non, che ne so, se vogliamo qua misurare una distanza, per dire voglio vedere quanto è sto tetto qua, vado qua a misura distanza, per dire, eccolo qua, sono 12 metri circa per 9,47. Per cui voglio dire, c'è tutti questi strumenti che posso anche utilizzarlo direttamente all'interno di Web OpenDraw Map. Quindi fondamentalmente, sì, lo strumento, diciamo, il controllo, la pagina con la quale lavoreremo di più, questo qua è il pannello di controllo. Sì, è poi importante. Questo qua serve per visualizzare, vedere quello che abbiamo elaborato, però è importante chiaramente quello poi di ottenere, avere fondamentalmente i file di quello che abbiamo elaborato. Quindi basta andare sul pulsante scarica risorse e qua abbiamo la possibilità di scaricare le ortofoto, il modello della superficie, la nuvola di punti, il modello contestualizzato e così via. Abbiamo anche la possibilità di esportare tutte le risorse. Se io scelgo tutte le risorse, il programma, cos'è che fa? Il programma mi crea un file zip con tutta la nuvola di punti, con l'ortofoto e con tutto. Per archiviare i dati che ho, l'elaborazione che ho fatto. Una volta che ho fatto l'elaborazione, non serve che la lasci sul server, posso scaricarmela col pulsante
questo qua, tutte risorse, me la scarico, il programma scarica un file zip e me lo archivio. Una volta che io ho archiviato il mio lavoro, questo file, gli diciamo, questo lavoro qua posso anche utilizzare il comando cancella e posso cancellarlo esattamente dal server, dalla macchina virtuale, perché non mi serve più. Nel momento in cui però dovessi riprendere per mano il lavoro perché mi serve modificarlo, eccetera, posso utilizzare il pulsante qua importa, vado a selezionare, qua mi chiede carica file, vado a selezionare il file zip che avevo esportato qua e lui mi va a ricreare esattamente il nodo con che avevo eliminato, per cui questo perché la macchina virtuale occupa una memoria, occupa una parte di hard disk e una parte di RAM, quindi posso anche utilizzare, diciamo, risorse limitate per la macchina virtuale, perché non c'è nessun problema. Una volta che ho fatto l'elaborazione, questa me la posso esportare e poi quando mi serve me la ricarico, come avete visto, quindi senza nessun problema. Quindi per vedere poi quanto sto consumando, sul pulsante diagnostica ho la possibilità di verificare quanta memoria libera ho, quanta occupate, e così via. Adesso continuiamo la carrellata su questa interfaccia grafica. Un'altra funzione per l'elaborazione della nuvola di punti, in particolare con algoritmi stato from motion, è la definizione dei punti di controllo, i ground control point, interfaccia GGP, che sono importanti per poter poi definire l'aspetto topografico, l'aspetto più importante, insomma, per quanto ottiene le nuvole di punti. Con questa che lui chiama interfaccia GGP, ho la possibilità di definire i punti di controllo a terra. Come funziona? Mi carico le foto, mi carico le immagini. Una volta che ho caricato l'immagine, poi vado a determinarmi, a cliccarmi le relative coordinate del punto sulla mappa. Questo, diciamo, è un metodo che l'hanno inserito qua nell'interfaccia grafica, però è un metodo che sappiamo benissimo dal punto di vista topografico è assolutamente inutilizzabile, perché le misure dei punti di controllo le dobbiamo elaborare noi, dobbiamo gestirle noi. Motivo per cui adesso vedremo come avete visto su Meshroom, diciamo, i punti deboli di quello che era Meshroom sono stati, in particolare su Meshroom era la possibilità di non utilizzare i punti di controllo, però su Topos ho inserito delle funzionalità che consentono di georeferenziare la nuvola, correggendo anche gli errori di deformazione non lineari con il modello di ondulazione degli errori. Quindi dove un software open source fondamentalmente ha dei punti deboli, come in questo caso qua, ci pensa fondamentalmente Topos a superare questi punti deboli e a diciamo, tutti gli effetti, dare la potenza necessaria a questo software per utilizzarlo a tutti gli effetti a fini professionali. Per cui diciamo, come, ah sì, poi se volete informazioni, così via, amministrazione, avete la possibilità, ma poi le smanettate un po' voi, voglio dire, di personalizzare i colori, di mettere il vostro logo dello studio e così via, però adesso non stiamo a vedere queste cose qua perché poi non ci interessano. Diciamo che le pagine principali dove si lavorerà sarà sicuramente il pannello di controllo e diagnostica per vedere fondamentalmente quanto stiamo utilizzando. Allora, io adesso chiuderei questa pagina qua, no? Come carrellata su come si utilizza OpenDraw Map e come vi fate l'installazione, no? La chiuderei un attimo e poi andrei direttamente su Topos e vi faccio vedere come ho integrato OpenDraw Map all'interno di Topos per poterlo utilizzare, come dicevo prima, a fini professionali e per quindi anche per elaborare direttamente le foto, il numero di punti da rilievi fatti da drone con noi.
fatti da drone. Se vado ad aprire adesso un file, aspetta, finestra di avvio, se vi ricordate, un attimino, che sta aprendo anche l'ortofoto, che era un po' pesantina, eccola qua. Se vi ricordate, questo è il rilievo che abbiamo appena visto prima su OpenDroneMap. Questa è l'ortofoto che è stata creata da WebODM, e questi qua sono i target, i punti di controllo che ho utilizzato. Quindi l'ortofoto è già georeferita ed è stata inserita all'interno del programma. Posso anche caricarmi la nuvola di punti, questa, che adesso vado ad importarmi, e la nuvola di punti, spegniamo un attimo l'ortofoto, accendiamo la nuvola di punti, eccola qua, questa è la nuvola di punti generata da OpenDroneMap, per cui sono 16 milioni di punti, per cui vedete insomma che lo stesso rilievo qua io l'ho fatto anche con Metashape. Metashape mi ha creato una nuvola di punti di circa 14 milioni, WebODM mi ha creato una nuvola di punti di 16 milioni. Sia utilizzando su Metashape le stesse, diciamo, parametri che ho utilizzato su WebODM, e abbiamo visto che abbiamo ottenuto due nuvole, anzi su WebODM addirittura mi ha dato una nuvola più definita, perché c'è un paio di milioni di punti in più. Per cui insomma è, diciamo che da questo punto di vista qua io mi sento di consigliarlo, perché non ha nulla che invidiare ai vari Metashape, ai vari Pix4D, ai vari 3D Zephyr, a parte insomma l'interfaccia grafica che è un po' tipica, ma una volta che uno ci si abitua, problemi non ce ne sono. Allora, detto questo, io a questo punto direi di partire con un piccolo esempio, fondamentalmente partendo da una serie di foto. Sono poche foto, perché capite insomma con il tempo di non posso, se ci può aspettare un'ora e mezza o 50 minuti, un'ora di elaborazione, per cui sono circa una decina di foto, poco più. Ma facciamo un esempio dall'A alla Z, per vedere come fare l'elaborazione partendo appunto da un rilievo, prima di punti d'appoggio e poi con delle fotografie, e poi in itinere poi spiegherò come gestire tutta la cosa. Per cui facciamo nuovo, ok, quindi adesso abbiamo fondamentalmente un rilievo, aspetta che spengo questa cosa qua, che se no, ok. Stavo dicendo, abbiamo un lavoro nuovo, andiamo quindi siamo andati in campagna, abbiamo fatto rilievo dei nostri punti di appoggio, adesso vado ad importarmi il rilievo che ho elaborato. Quindi queste qua è il rilievo dei miei punti di appoggio, no? Vabbè, ci sono punti, sono target, come vedete qua ci sono target, ma anche punti di controllo a terra. Questo rilievo lo vado ad elaborare. Una cosa che poi, diciamo, forse secondo me, ma poi è un limite che si può tranquillamente bypassare su Topos, la prima elaborazione che fate deve essere per forza fatta sul sistema OTM, perché il Web OpenDroneMap riconosce le coordinate di punti di appoggio solo se sono su un sistema OTM. Ancora non supporta, ho chiesto con questo, sono in contatto, gli hanno questo Piero Tofanin, che è il principale sviluppatore, ancora non ha inserito il supporto di sistemi locali oppure sistemi Gauss Boaga tipici nostri italiani. Lo ripeto, non è un problema, perché possiamo benissimo elaborare la nuvola quindi sul sistema OTM, e dopodiché su Topos possiamo fare praticamente quello che vogliamo, possiamo spostarla sul sistema di riferimento senza nessun problema. Per cui noi elaboriamo nel sistema di riferimento TM l'altimetria, possiamo mettere un modello di ondulazione, lo lasciamo, quello che non cambia assolutamente nulla, elaboriamo, e ok, lui ha elaborato 16 punti, questo qua, per chi conosce il programma, non sto a spiegare, ecco, queste sono le coordinate
dei target, le coordinate dei punti di controllo a terra. Adesso andiamo a crearci un nuovo layer che chiamo base. Lo faccio per spegnere perché la base qua mi sta messa distante. Quindi cambio il layer della base, la metto su un layer spento in modo che quando vado a lavorare con lo zoom non mi dia fastidio. Con le proprietà punto vado a mettermi anche la descrizione. Adesso non sto a spiegare queste cose qua perché poi questo fa sì che riesca praticamente a capire quali i punti rappresentano di target e quali rappresentano dei picchetti e così via. Ecco, a questo punto ho elaborato il mio rilievo di appoggio a terra, quindi ho i miei target, eccetera. Dobbiamo andare adesso a prendere le fotografie e definire i punti di controllo. Come faccio? Sul menu nuvole vedete che c'è stato aggiunto un menu Open Draw Map, no? Nella quale c'è due pulsanti, un pulsante per la gestione dei punti di controllo e il pulsante per avviare Open Draw Map, perché vedrete che poi Topos dispone di un browser dedicato apposta per Open Draw Map e vedremo quali sono i vantaggi. Allora, per la gestione dei punti di controllo, vado qua e clicco Definisci nuovo gruppo di punti di controllo. Il programma mi invita a selezionare quali sono i punti di controllo. Io seleziono solamente questi due qua perché, come ripeto, stiamo facendo un esempio con foto limitate per questioni appunto di webinar. Confermo. Compare questa finestra, che è la finestra che rispetto a quella, se vi ricordate, per la gestione dei punti di controllo, questa è la finestra che gestisce i punti di controllo direttamente da Topos. Vado a caricarmi le immagini, quindi prima, mi sono dimenticato di dire, devo prendere tutte le immagini elaborate da drone e copiarmele all'interno di una cartella, ma questo avviene più o meno per tutti i software di Stratum ProMotion, quindi tutti i file JPEG della mia missione di volo li vado a inserire all'interno di una cartella. Dopodiché, quando vado a fare carichi immagini, semplicemente vado a selezionare la cartella dove ho inserito le immagini, un attimino, dove ho messo? Ah, qua mi stavo dimenticando, piccolo, foto, eccolo qua. Ecco, il programma qua adesso, come vedete, ha caricato le miniature delle foto che abbiamo scattato. Posso anche ingrandirmela a full screen, in modo da poter lavorare meglio, la rendere ridimensionabile. Cliccando su ogni fotografia, il programma automaticamente mi mostra, quindi è una gestione dei punti di appoggio a terra, come avviene per la maggior parte di software di Stratum ProMotion. Per cui a questo punto io ho la possibilità di andarmi ad inserire i miei punti di target, per cui adesso clicco sul punto 100, no? E vado a zoomare. Questo qua è il target 100, faccio clic ed ecco che vedete, ho inserito il punto 100. E qua sulla miniatura compare il numero 1 che sta a significare che su questa fotografia 032 è stato inserito un target. Cioè, per facilitare l'inserimento dei punti, adesso qua ci sono solo 14 fotografie per cui la cosa cambia veramente poco, però per facilitare l'inserimento dei target o ci metto una lettera, quando l'ho fatto quella volta, una lettera, un numero che poi vado a identificare con i miei punti di appoggio, per cui non evito di fare errori, diciamo, di confondere un target per un altro, o se no posso utilizzare anche dei filtri, ovvero cosa significa? Seleziono il punto 100, vado a cliccare questo filtro e mi dice, guarda, selezionami tutte le foto che distano circa, che ne so, un 20 metri dal target 100. Perché cosa succede? Quando io vado a scaricare, a utilizzare le foto le foto da drone, queste foto contengono dei dati EXIF, contengono, ovvero, anche le coordinate che il drone ha attribuito alle foto. Infatti qua abbiamo anche la mappa, abbiamo la possibilità di vedere anche la nostra missione di volo, eccola qua, sulla mappa, per cui abbiamo un target, secondo target, e queste sono tutte le foto che sono state scattate. Adesso sono poche perché stiamo appunto facendo una dimostrazione veloce per il webinar. Per cui, come vedete, le foto sono state tutte posizionate perché il programma è andato a leggere
i dati EXIF dei file JPEG, li ha posizionati sulla mappa e per cui in grado di definire. Quindi cos'è che? Quindi attivando il filtro io posso visualizzare tutte le foto di cui sono ragionevolmente sicuro che il target che vedo è il target 100. Infatti adesso sto inserendo il target 100. Quindi adesso qua, questo qua è l'immagine un po' di riflesso, però possiamo metterlo lo stesso, ed eccolo qua. Ok, possiamo eliminare, togliere il filtro, togliendo il filtro tutte le immagini vengono visualizzate. Possiamo anche fare una verifica dei target inseriti. Come facciamo a fare la verifica? Una volta che io clicco il target 100, clicco sul pulsante verifica qua in basso, adesso non si vede, però il programma crea un collage di tutte le foto con lo stesso target, per cui ho la possibilità di vedere, di confrontare, e praticamente con questa immagine qua io vedo subito, mi rendo conto se per sbaglio ho cliccato un target per un altro, perché qua vedete insomma che su foto diverse, come vedete qua c'è il nome della foto, su foto diverse c'ho lo stesso target visualizzato, per cui ho la possibilità di verificare visivamente, di avere anche per evitare appunto questo di fare errori. Andiamo sul punto 103, utilizziamo il filtro, facciamo 20 metri dal punto 103, andiamo a cliccare su questa qua, questo qua quindi ho la ragionevole certezza che sia il target 103, ok? Questo ho la ragionevole certezza che sia il target 103, e così via. Quindi adesso sto inserendo sulle immagini tutti i punti di controllo con le coordinate, non come su OpenDrawMap, che le coordinate erano prese dalla mappa, ma coordinate che ho rilevato in campagna con il mio GPS, per cui questo è. Quindi adesso disattivo il filtro. Ok, andiamo a vedere se c'è, eccolo qua, questo qua è il punto 100, andiamo ad inserirlo. Questo qua sono io che stavo comandando il drone, ecco, basta. Quindi adesso abbiamo inserito tutti i punti di controllo, eccolo qua, questo qua è il punto 103. Sì, perché ho messo 20 metri come filtro, perché ho poche immagini, volevo far vedere che il filtro funzionava, ma 20 metri mi ha tagliato, evidentemente è chiaro che con 20 metri mi ha tagliato alcune immagini, però insomma era giusto per, volevo farvi vedere, perché con poche immagini dovevo per forza mettere un raggio di ricerca basso per far vedere poi che le tagliava, perché evidentemente se mettevo un raggio di ricerca alto me le lasciava tutte. Quindi adesso cos'è che ho fatto? Ho inserito tutti i miei target, i punti di controllo a terra sulle mie foto. Una volta che ho terminato questo, clicco il pulsante conferma. Ah sì, devo inserire il nome del gruppo, qua inserisco il gruppo target 1, conferma. Ed ecco che il programma qua, vado a darci una salvata, perché lo chiamiamo piccolo, come, ok. Il programma qua ha salvato i gruppi di punti di controllo. Se volessi adesso andare a modificare questi, perché che ne so, ho cambiato le coordinate o ci sono alcune foto in più, eccetera, vado a utilizzare il comando gestione punti di controllo, carica gruppo definito, clicco qua sul nome, come vedete il programma va a ricaricare i punti di controllo e le foto che ho appena inserito con i target già inseriti. Da qua posso eventualmente aggiungere punti, cancellarli, così via, rifare le verifiche, eccetera. Con il pulsante conferma il programma va a creare automaticamente un file per la gestione dei punti di controllo per OpenDrawMap. A questo punto, avendo definito i punti di controllo, avendo anche stabilito quali sono le foto, vado ad avviare OpenDrawMap per l'elaborazione. Quindi clicco avvia OpenDrawMap. Come vedete, il programma fa partire un browser dedicato. Il vantaggio del browser dedicato qual è?
Prima che è un programma al di fuori del browser internet, per cui io posso, una volta che mando avanti l'elaborazione, posso utilizzare il mio browser per fare, per cosa può succedere? Se io utilizzo il browser normale, mentre sto lavorando con OpenDraw Map, e dopodiché magari su un'altra scheda vado a navigare per i cavoli miei, dopo me sopra pensiero lo chiudo scusate un attimo che bevo un goccio. Che ho la gola che fa i capricci, stavo dicendo, può succedere che spengo il browser e di conseguenza vado anche a interrompere l'elaborazione, anche se non è proprio così, vado a interrompere l'elaborazione, no? Invece questo, se io faccio clic su chiudi, il programma mi chiede la conferma, per cui devo farlo in maniera coscientemente se devo uscire da questo browser qua. E non ultimo, ho la possibilità di configurare la connessione, la possibilità di configurare il nome utente e la password in modo tale che quando io lo lancio, come vedete, non serve più che inserisco ogni volta il nome utente e password perché automaticamente il programma lo va a inserire lui una volta inserito e mi va direttamente sulla pagina pannello di controllo che abbiamo visto. Per cui adesso cos'è? Abbiamo i punti di controllo, abbiamo definiti come abbiamo appena visto. Abbiamo le foto, le sappiamo, adesso andiamo su OpenDraw Map e clicchiamo aggiungi progetto. Il nome del progetto lo chiamiamo webinar, la descrizione, possiamo mettere quello che vogliamo, crea progetto. Lui ha creato un nuovo progetto webinar, a questo punto, una volta creato un nuovo progetto, se clicchiamo il pulsante seleziona immagini e GCP. Quindi clicchiamo qua, andiamo adesso su la cartella foto, come vedete qua ci sono le foto che abbiamo visto prima su Topos. Oltre a questo c'è anche un file chiamato ggplist.txt. Io devo andare a selezionare sia le foto e mi seleziono anche il file qua. Quindi con il tasto di Windows o me le seleziono tutti, vado a selezionarmi sia le foto e anche il file con i punti di controllo. Clicco su Apri. A questo punto il programma ha caricato le foto. E possiamo andare adesso ad attivare l'elaborazione delle foto che abbiamo appena scattato. Allora, nelle opzioni qua, il programma mette a disposizione delle opzioni di elaborazione. Ci sono delle opzioni di elaborazione già predefinite, quindi queste opzioni vanno poi a modificare specificamente dei parametri che adesso vedremo velocemente. Quindi, predefinito, se vogliamo ottenere una nuvola, l'ortofoto in alta risoluzione, se vogliamo ottenere un ortofoto in maniera veloce, per cui anche in bassa risoluzione, quello è il nostro scopo, non è quello, non vogliamo, abbiamo poco tempo da aspettare, vogliamo un'ortofoto fatta velocemente, vogliamo ottenere il DSM, la superficie più DTM, perché poi non lo vedremo adesso, perché poi sono funzioni più avanzate, c'è la possibilità il programma anche di estrarre attraverso dei parametri che si vanno ad inserire. Di estrarre il terreno direttamente che vedremo non adesso, però magari su un altro webinar, edifici, modelli 3D, multispettrale, analisi, per cui come vedete ci sono parecchie cose. Allora adesso andiamo sul predefinito e su questo predefinito possiamo anche andare a modificarlo manualmente. Se clicchiamo sulla funzione modifica, abbiamo la possibilità di impostare vari parametri. Adesso qua ce ne sono veramente tanti. Quelli che interessano maggiormente a noi sono questi qua. Allora, dov'è che? Ecco qua. Risoluzione del DEM. No? Che è in centimetri per pixel, questo caso di default lascia 5, però io consiglio sempre di attivare anche l'opzione ignora GSD, perché in questo caso il programma, come lo vedi, ma per capire diciamo, il significato di un comando, basta andare all'interno sul pulsante informazioni e vedete che compare anche diciamo, la descrizione del comando in italiano, per cui non c'è nessun problema, no? Quindi possiamo mettere
qua la risoluzione del DTM DSM, no? Poi un'altra funzione, un parametro da eventualmente andare a modificare, la future quality, ovvero la qualità dell'estrazione dei punti, no? Che praticamente, per chi utilizza MetaShape, è fondamentalmente la stessa cosa, che può essere high, sono le stesse parametri che utilizza MetaShape. Quindi cosa significa? Significa che il programma, una volta che trova i punti notevoli, utilizza per orientare le foto solamente i punti più robusti, quelli con qualità alta, no? Ma in genere è quello che va bene per quanto concerne. Se uno vuole utilizzare e vuole fare una ricostruzione di un modello 3D, che può essere una statua, un elemento architettonico, allora può andare su Ultra, però per quanto concerne drone, per quanto concerne fotogrammetria, High è più che sufficiente. Dopodiché, ignore GSD, io consiglio sempre di metterlo perché alla fine poi dà dei risultati migliori. E altri due parametri eventualmente che si possono andare a modificare, PC quality e fondamentalmente la qualità della nuvola densa, no? Che anche qua è simile a quella che è su MetaShape, quindi abbiamo ultra, high, medium, low, lowest, no? Che più aumentiamo il valore, più punti avrà la nuvola densa. Per anche qua, come per chi mi ha seguito quando parlo di MetaShape, anche qua quando si tratta di fotogrammetria, il valore da mettere è medium. Se devo fare nuvole di punti, di elementi architettonici, dove devo andare a vedere veramente i particolari, in quel caso posso utilizzare high e ultra. Però in questo caso, trattandosi di rilievo fotogrammetrico da drone, medium è più che sufficiente. Quindi, diciamo, tra tutti questi parametri, quelli che secondo me sono i più importanti, dove eventualmente uno può andare a modificare, sono questi che vi ho appena detto, no? Per cui adesso io riverifico che non ho toccato cose strane. Sì, DSM fondamentalmente che mi crea il DSM. DTM posso attivarlo, però per attivare il DTM devo andare poi a impostare altri parametri su per quanto concerne la larghezza massima di edifici, la vegetazione, la maglia di ricerca e così via, che però adesso non vedremo, adesso vedremo limite su un altro webinar. Quindi salva. A questo punto abbiamo attivato le opzioni di elaborazione, clicco su rivedi e a questo punto clicco su avvia elaborazione. Il programma adesso ha caricato le immagini, attiviamo on qua. Vedete, adesso lui sta iniziando l'elaborazione delle 14 fotografie, anzi sì, 14 fotografie che ho appena inserito. Qua c'è, cliccando sul pulsante on, c'ho praticamente l'attività, diciamo il log di quello che sta calcolando il programma. Giusto per farvi vedere, qua vediamo che il programma ha utilizzato la lista dei punti di controllo che avevo realizzato su Topos, quindi l'ha trovata e la sta utilizzando, e per cui adesso sta elaborando. Adesso l'elaborazione sta andando avanti, il browser ha, diciamo, è un programma a parte, separato, per cui non c'è problema. Quindi adesso il vantaggio di lavorare anche su macchina virtuale qual è? Il computer sta utilizzando adesso i processori di adesso, chi ha parecchia RAM, per chi ha anche i processori multicore, e la macchina virtuale sta utilizzando solamente in alcuni core del computer, la scheda video e una parte di RAM, per cui ho una parte del computer completamente libera che posso utilizzare in questo caso anche, che ne so, per lavorare su Topos o per lavorare su CAD, per scrivere una lettera su Word, fare praticamente quello che voglio. L'elaborazione procede in background e i rallentamenti sono veramente modesti, per cui non ci sono problemi da questo punto di vista. No?
Per cui, come vedete, adesso sta lavorando. L'elaborazione della prova che ho fatto ci impiega circa 8 minuti, per cui lo lasciamo lavorare. Diciamo, 8 minuti possiamo investirli durante il webinar per poi fare un lavoro completo. Quindi questo qua lo lasciamo lavorare. Nel frattempo, qua salviamo il file. Nel frattempo voglio farvi vedere, ne approfitto, vado a caricare un altro file. Dov'è questo qua? Ok, sì. Bon, potrebbe essere anche questo. Va bene, ok. Per farvi vedere, adesso con più punti di controllo, il discorso del filtro e della verifica. Quindi se andiamo su nuvole, gestione punti di controllo, carica gruppo, punti di controllo. Ecco, lui sta caricando. In questo caso le foto non sono più 14, come visto prima, ma le foto sono, adesso non mi ricordo più di un centinaio, adesso non mi ricordo, vediamo quando termina il caricamento. Guardate, tanto lui sta lavorando e sta elaborando la mia nuvola di punti, intanto sto lavorando su Topos tranquillamente, quindi avete senza nessun problema. Sta adesso ricalcolando tutti i marker all'interno della... Eccolo qua. Come vedete qua, in questo caso, ho voluto farvelo vedere perché in questo caso c'è sulla foto, c'è la lettera del target, per cui io vedendo sulla descrizione qua la lettera C, cliccando su C, sono sicuro che quando vado a posizionare il target numero 8, sono sicuro che sono sulla lettera C, no? Il pulsante verifica, come vi ho fatto vedere prima, eccolo qua, possiamo zoomare, quindi ho la possibilità di vedere, quindi foto per foto, se ho beccato sempre lo stesso target. Per cui questa è una verifica visiva che però mi consente di verificare di non aver scambiato un target per un altro e così via. Insomma. È, come vi dicevo prima, il discorso dei filtri, in questo caso il punto 8, il discorso dei filtri mettiamo 30 metri, quindi lui praticamente, il programma adesso sta filtrando tutte le immagini e in questo caso, ok, e per cui riesco fondamentalmente a beccarmi meglio quello che è il target numero 8, in questo caso. Apro un altro esempio, vediamo che punto è, siamo circa a metà, apro un altro esempio per far vedere. Se avete qualche domanda, adesso aspettiamo, guardo un attimino, eccolo qua. Vediamo qua, io l'ho chat, ok. Allora, attualmente, aspetta che sto rispondere un po' di domande che me le ero. Allora, stavo dicendo, attualmente il sistema di coordinate è UTM, però anche nel caso di edifici non c'è nessun problema, perché nel momento in cui faccio io il rilievo dell'edificio 3D, i target, i punti di controllo che rilevo, li posso rilevare sempre in sistema UTM, non c'è nessun problema. Una volta che poi ho la nuvola di punti dell'edificio, attraverso queste funzioni di Topos, che ecco, estrai facciate o sezioni, posso ruotarmi la nuvola, portarmela sul piano XY, lucidarla e creare prospetti facciate, per cui il sistema di riferimento è un limite relativo, nel senso che poi posso bypassarlo tranquillamente. Questo per Luis Marcelo Ramos, che credo non è un ospite da un paese latino, adesso se mi sbaglio, vabbè. Ci seguono anche dall'estero, quindi ecco, giusto per capire. Ok, Massimiliano Zossi, sì, questo lo sto registrando, per cui sarà pubblicato su Topos YouTube.
Gianni Baraccane mi dice che per gestire il GCP bisogna necessariamente usare Topos. No, non è necessario usare Topos, si può utilizzare o l'interfaccia grafica che ho fatto vedere prima, o se no mettono a disposizione loro un altro software simile, però sono programmi che non hanno un taglio, almeno dal mio punto di vista, non ho aperto il file, parlando non ho aperto il file, non hanno un taglio topografico. Per cui sì, si riesce a fare perché i punti di controllo riesco, vado a inserirli andando a cliccare le coordinate su una mappa Google, eccetera, per cui non è non ha un taglio topografico. Il vantaggio di utilizzare Topos è che io posso prendere la mia strumentazione topografica, quindi fare rilievo, scaricare il mio rilievo su Topos, elaborarlo e dopodiché con l'interfaccia grafica che avete appena visto, che vi faccio vedere di nuovo adesso, nuvole di punti, ok, questo qua è un'altra, visto prima, quindi con questa interfaccia grafica qua la possibilità, partendo dai miei punti di rilievo elaborati, ho la possibilità di andare a gestire i punti di controllo, come abbiamo appena visto, con i filtri, con le funzioni di verifica e insomma tutte queste cose che abbiamo visto che ci poi aiutano a non commettere errori, insomma, per cui in questo caso anche qua, se vogliamo, che ne so, il punto 100, questo qua è il rilievo che abbiamo appena fatto, questo qua è quello completo con 109 immagini e quello che sta elaborando adesso, ho estrapolato 14 immagini di questo file qua con solo due target, come al posto di utilizzarne 6 con solo due target, ovviamente per questione di tempo, quindi l'ho fatto più piccolo. Quindi se il punto 100 mettiamo un filtro a 30 metri, ecco che lui ha filtrato, per cui tutti i punti che vado adesso a selezionare sono ragionevolmente sicuro. Come vedete, le immagini non sono più 109, ma sono 2, 4, 6, 8, 10, 12 immagini. Lo possiamo anche rendire a pieno schermo, così andiamo meglio. Quindi, filtrando, io ho la ragionevole certezza di visualizzare solamente le immagini che contengono il target 100, per cui ho nel posizionamento sono facilitato. Oltre appunto la verifica e così via. Facciamo un così. Quindi sono tutte funzioni che mi consentono, mi permettono di non commettere errori. Disabilito il filtro, chiudiamo, andiamo a vedere a che punto è l'elaborazione. Eccolo qua, completata. Ecco, perfetto. Andiamo a riaprire il file di prima. Allora, eccolo qua. Questo qua è il file da cui ero iniziato, questi qua sono i punti di controllo. Adesso l'elaborazione è terminata. Cos'è che faccio? Vado qua su scarica risorse e iniziamo a scaricarmi l'ortofoto. Quindi ortofoto, quindi come tutti i browser mi si apre questa pagina qua, mostra nella cartella, questa è la cartella dell'ortofoto, me la copio, me la vado a portare dove c'è, posso lasciarla anche lì, ma non è nessun problema, me la vado a mettere qua. Posso anche rinominarla o quello che voglio. Vado su Topos, mi creo un layer ortofoto. Ok. È un file geotiff, per cui vado su raster, importa, clicco su una pagina qualsiasi dello schermo, eccolo qua, apri. Sì. Eccolo qua. Come vedete, il programma mi ha posizionato l'ortofoto esattamente sopra i punti di, ovviamente c'è il minimo di tolleranza, di scarto, insomma, che hanno tutti i programmi e tutte le elaborazioni, mi ha preso la mia ortofoto georeferita e me l'ha posizionata esattamente all'interno del mio livello di appoggio. Altra cosa da scaricare è la nuvola di punti, creiamo un layer che chiamiamo nuvola, ok, andiamo sempre qua su Open Drone Map, scarica risorse, nuvola di punti, ok, mostra nella cartella,
eccola qua, è un file as, quindi un LAS compresso in Italia. Me lo vado a mettere all'interno la cartellina del mio lavoro. Ok, torno su Topos, vado qua su Nuvole, importa nuvola, vado a selezionarmi il formato LAS, dovrebbe essere questa, ok. Me la vado a mettere su layer nuvola, me la chiamo Greto, vabbè, lasciamo di default, conferma. Mi dice di salvarla in formato Topos, Greto. Eccola qua, andiamo a spegnere adesso l'ortofoto e abbiamo la nuvola di punti. Questa è la nuvola di punti, possiamo vederla anche nel 3D. Adesso ha dei buchi perché le foto le ho messe proprio al minimo sindacale, ho messo 14 foto perché per tempi di elaborazione avessi messo tutte le foto, allora sarebbe venuta fuori un po' più corposa, però insomma era per lo scopo, non era quello scopo, era quello di far vedere insomma la bontà del software, la bontà per l'utilizzo dei punti di appoggio, e per cui alla fine insomma quello insomma lo scopo di quello che volevo farvi vedere è fondamentalmente questo. Allora sì, nel momento in cui adesso io il lavoro l'ho finito, come dicevo, possiamo visualizzarlo anche qua sul modello 3D. Mi dimenticavo, ecco qua la nuvola di punti, l'abbiamo visualizzata all'interno del modello 3D di OpenDraw Map. Possiamo visualizzarla in planimetrie. Eccolo qua. Possiamo creare le curve di livello, facciamo 0,25 metri, vediamo se le fa. Adesso qua, eccole qua, ha creato le curve di livello, queste qua possiamo esportarle su file DXF. Eccolo qua, mostra nella cartella. Andiamo qua, taglia. Andiamo sempre a posizionarlo qua, incolla. Posso le curve di livello, posso anche farmele su Topos dalla nuvola di punti, eccetera, però insomma, adesso faccio vedere come funziona su Topos, ci sono molti video che lo faccio vedere come funziona su OpenDraw Map. Vado a importarmi il file DXF. Eccolo qua, non conferma, me le ha messe da qualche parte, se non so per quale motivo, perché non me le ha caricate, boh, non lo so, ma in ogni modo insomma, limite. Devo verificarla sta cosa, insomma il file me l'ha caricato, probabilmente me l'ha andata a mettere su un punto diverso che adesso non capisco il motivo del perché. Andiamo a zoomare qua, ma mi sa che sì, me le ha importate, però me le ha messe su un sistema completamente astruso, il motivo del perché non me lo fate. Ah, probabilmente era da cambiare la proiezione, adesso non mi ricordo più le PSG 4326, vabbè. Probabilmente era da mettere questo qua, da mettere il giusto sistema di riferimento, che non ho fatto perché mi sono dimenticato, vabbè, ma ad ogni modo... Le curve di livello ci sono, bastava impostarlo. Male che vada, adesso prendo, me le sposto, me le metto sopra. Me le metto sopra la nuvola di punti, insomma. In ogni modo, ripeto, posso tranquillamente poi utilizzare Topos, le funzioni, per creare il modello 3D, nuvole di punti e così via. Allora,
un'ultimissima cosa, poi lascio lo spazio alle domande. Ultimissima cosa. Allora, per quanto concerne l'interfaccia grafica, ho già spiegato come funziona su Topos, quali sono fondamentalmente le pagine con le quali dobbiamo andare a lavorare di più, con le quali ci interfacciamo maggiormente, che sono fondamentalmente il pannello di controllo diagnostico. L'interfaccia per il Ground Control Point c'è, però di fatto, come vi ho spiegato, ai fini topografici è poco, non è utilizzabile, no? Per cui o si utilizza un programma loro, che mi sembra costa $25, o se no, per chi è già utente o per chi vuole, acquistando direttamente un software di topografia, quindi fa tutta la topografia, anche la possibilità di gestire i punti di controllo direttamente di OpenDraw Map. Sì, un'ultimissima cosa, poi vi lascio. Lo dico come vi lascio, insomma, vi lascio spazio alle domande. Ci possono essere quando soprattutto faccio rilievo di edifici, di modelli 3D, nelle quali c'è parecchio cielo, parecchie nuvole, insomma parecchio le zone da quando faccio le foto da basso, c'è il cielo per quanto concerne il software Extractor from Motion rompe un po' le scatole, nel senso che crea problemi, aumenta i tempi di elaborazione, eccetera. Per cui in quei casi là è utile applicare delle maschere, no? OpenDraw Map dà la possibilità di utilizzare anche questo delle maschere. Per mascherare un'immagine, come c'era, basta prendere un programma di grafica. Io utilizzo questo, ma ognuno poi c'ha il suo, posso essere anche, utilizzo Passion Pro, ma può essere anche, insomma, un qualsiasi programma di anche Paint, eccetera. Vado ad aprirmi un'immagine qualsiasi, adesso apro un'immagine qualsiasi dove l'ho messo, eccolo qua, esempi, vado ad aprirmi questa qua, adesso supponiamo che questa zona qua io non voglia ricostruirla, prendo con il colore nero, mi coloro fondamentalmente, poi adesso vabbè. Mi seleziono con il nero tutta la parte che dopodiché lo coloro. No, ho esagerato. Ecco qua. Vabbè, qua. Questa immagine qua la salvo con il nome dell'immagine, no? File, salva con nome. Dove il nome dell'immagine ci metto trattino basso, mask, K, lo salvo. Dopodiché, quando il programma, questo lo faccio per tutte le zone che voglio mascherare, dopodiché quando vado a creare sul pannello di controllo, vado a creare, aggiungi progetto, seleziono immagini GCP, vado a selezionarmi sia le immagini, vado a selezionarmi sia le immagini mascherate, vado a selezionarmi anche i punti di controllo col file che, come ho fatto vedere prima, che sono stati creati. Per cui adesso quello che volevo dirvi l'ho detto, abbiamo ancora un quarto d'ora, 10 minuti, e vediamo che se qualcuno vuole chiedermi qualcosa sono qua a disposizione, vediamo. C'è modo per pulire uno dei punti della vegetazione, Paolo Gianluca, sì, perché infatti all'interno di Web OpenDraw Map, come ho fatto vedere, c'è la possibilità di andare a elaborare il DTM, però per elaborare il DTM bisogna andare ad impostare alcuni parametri
che sono questi qua. Dove sono? Eccolo qua. Ecco qua, filtro morfologico, filtro, filtro per la pendenza, così via. Adesso, ripeto, non era questo lo limite, faremo poi un altro webinar per quanto concerne nel dettaglio su questi parametri qua, in modo se, impostando questi parametri qua, il programma riesce, ovviamente tenete presente che non esiste software al mondo che in automatico vada a togliere in automatico la vegetazione. Anche su Topor c'è un algoritmo, ma come tutti gli algoritmi, che sono estremamente influenzati dai dati iniziali, dai parametri iniziali che io vado. Probabilmente in futuro, con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, è un qualcosa che ti dice adesso che è uno che fa tutto in automatico, potete cercarlo, guardate, non c'è, perché evidentemente capite che ogni nuvola di punti è diversa dall'altra, e mettere a punto degli algoritmi che in automatico riescono a togliere la vegetazione, quindi l'unico modo adesso per togliere la vegetazione in maniera efficace è quella di prendere, ci sono degli algoritmi che vanno a togliere una parte, dopodiché però le finiture vanno ancora fatte a mano, per cui bisogna prendere con calma, con Topos, Claude Compare o altri, o stesso Metashape, si possono poi pulire nulla. Su qua non c'è un editor di punti, OpenRoadMap non c'è un editor di punti, per cui non si possono andare a togliere i punti che rompono le scatole, però l'editor di punti, come sempre, come dicevo, eventualmente c'è su Topor, c'è edita punti, quindi col comando edita punti io qua posso andare a cancellare, per dire, tutti i punti che supponiamo questa zona qua non mi interessi, la cancello, vado qua, conferma, ecco che ho tolto questa parte di vegetazione, insomma adesso l'ho fatto veramente al muro. Allora, la precisione su GGP viene poi verificata direttamente una volta l'elaborazione sul punto di controllo. Il vantaggio di utilizzare dei punti di controllo direttamente sull'allineamento delle foto sta fondamentalmente nel escludere, eliminare quelle che sono le deformazioni non lineari. Se vi ricordate, oppure andatelo a rivedere, il video, quello dove utilizzo Meshroom, dove non ci sono i punti di controllo, una volta elaborata la nuvola di punti, faccio vedere che la nuvola di punti è proprio, hanno proprio una curvatura, no? La deformazione banana, oppure come la chiamano loro, nell'effetto bowling, da bow arco, no? L'effetto bowling, quindi la nuvola tende a curvarsi. Quelle sono delle deformazioni non lineari che su Topos io riesco a correggere con, se vi ricordate, mettendo più punti e utilizzando il modello di ondulazione degli ori, riesco a correggere. Utilizzando invece su OpenDrawMap, utilizzando direttamente i punti di controllo sull'allineamento delle foto, vado a, non eliminare, perché gli errori non si eliminano, vado a ridurre quelle che sono le deformazioni non lineari. A quel punto, se per caso voglio affinare, in questo caso, la coincidenza con i target pressoché è perfetta, ma nel caso questo non si verificasse, se voglio andare ad affinare la georeferenziazione sulla nuvola, o perché, che ne so, adesso questo qua sono in UTM, elaboro la mia nuvola sul sistema locale e voglio portarmi la nuvola sul sistema locale, posso benissimo utilizzare la georeferenziazione su Topos, a questo punto non ho più gli errori non lineari, e di conseguenza non devo più utilizzare il modello di ondulazione di errori, posso georeferirmi la nuvola e portarmela sul nuovo sistema di riferimento. Pierpaolo Scelsi mi chiede, una volta individuato un punto sul modello 3D, come faccio a rilevarlo in campo? Non ho capito
I punti su modelli 3D non vanno rilevati in campo, cioè non riesco a capire che cosa intendi con questa domanda qua. Nel senso che i punti sul modello 3D sono dei punti che io rilevo e poi eventualmente posso andare a tracciare in campo, ma non a rilevare. Una volta che io ho individuato un punto, poi sul modello 3D vado ad andare a tracciarlo, picchettarlo, ma una volta che l'ho rilevato, probabilmente intendevi tracciarlo, adesso non lo so se era quella la domanda o un'altra, però insomma, sì, così come posta non riesco a capire effettivamente cosa intendevi. Ok, Vincenzo, grazie di aver partecipato. Niente, questo video appunto lo metterò online. Quindi, giusto per fare un sunto di tutto, sì, su Topos sono integrati i grigliati Vertov, non c'entra nulla, meglio, c'entra relativamente con la fotogrammetria, però grigliati Vertov, ho la possibilità di integrare i grigliati, per cui posso elaborare tranquillamente i grigliati senza. Allora, Paolo mi dice: se in fase di progettazione ho necessità di picchettare un punto specifico che rilevo sul mio modello e lo trovo ad esempio qualche metro dal target in campo, se devo andare a tracciare un punto qualsiasi, lo vado a leggere le coordinate, in questo caso le coordinate geografiche, latitudine e longitudine, le vado a caricare sul mio ricevitore GPS e vado a tracciarlo. Ammesso ovviamente che abbia fatto un rilievo posizionato su rete permanente, quindi Italpos e così via, per cui una volta mi seleziono il punto con il comando, poi esporta punti su strumento, me lo vado ad esportare sulla mia strumentazione topografica e vado poi a fare il tracciamento. Insomma, ci sono dei video dove faccio vedere questa cosa qua. Sì, è possibile ridurre i punti della nuvola. L'ho fatto vedere prima, per andare a, diciamo, a diminuire i punti della nuvola, bisogna andare ad agire sul parametro, adesso lo trovo con un attimino, ecco, PC quality, medium, low, lowest, diminuisco i punti della nuvola, high, ultra, vado ad aumentarli, per cui sono le stesse opzioni che trovo su Metashape, sono copiati, per cui questo è per andare a diminuire nulla dei punti. Allora, per chi ha aggiornato la versione, l'aggiornamento con i comandi WebODM non l'ho ancora rilasciato. Questo è un'anteprima, per cui appena il prossimo aggiornamento, per chi è in assistenza, nel prossimo aggiornamento troverà anche i comandi per WebODM. Ciao Luis, ok, sono dal Brasile, vedete che vi avevo detto che avevamo degli ospiti internazionali, per cui eccoci. Verrei volentieri a trovarvi, ma adesso col Covid è un casino, soprattutto in Brasile. Dai, un saluto, grazie per aver partecipato. Gandolfo mi chiede: per generalizzare una nuvola di punti da fotogrammetria posso utilizzare varie opzioni, tra cui la preliminare in secondo grado? Allora, le georeferenziazioni di tipo polinomiale sono delle georeferenziazioni che non hanno dei controlli, per cui se ho un numero sufficiente di punti di controllo, soprattutto messi lungo il perimetro e ben distribuiti sulla nuvola, posso permettermi di utilizzare la polinomiale di secondo grado. Se no, se voglio stare sul sicuro, devo utilizzare il tipo di trasformazione o di Helmert o quella su Topos, quella 3D rigida. Per cui sono il più sicuro. Se non ho solo di rimanere sul sicuro, conviene utilizzare qua adesso. Per cui in definitiva, spero di avervi fatto, ovviamente poi le cose da dire sono tante, però il succo del discorso è che avete visto un investimento di 49 euro, per cui praticamente nulla, riusciamo ad avere un software di Stratum ForMotion, veramente performante, che mi fornisce risultati affidabili dal punto di vista topografico,
Se poi, ecco, lui è completo ed è strutturato per lavorare indipendentemente. Se poi voglio darci quella marcia in più, lo posso abbinare a Topos, per cui acquistando, lavorando solamente con un software di topografia, quindi senza andare a passare tra 20.000 programmi da un programma all'altro, all'interno di Topos posso gestirmi i punti di controllo, posso gestirmi direttamente web ODM e fare le elaborazioni, poi importarle come abbiamo visto, eccetera. Per cui ritengo, almeno dal mio modesto parere, che soprattutto per chi adesso vuole iniziare l'esperienza della fotogrammetria e non ha la possibilità di investire migliaia di euro su un software commerciale di quelli insomma più blasonati, può benissimo iniziare con una soluzione di questo tipo, dopodiché se il lavoro gira, i clienti pagano soprattutto, e posso passare a qualcosa di più evoluto. Però voglio dire, già con questo io posso ottenere dei risultati notevoli, e soprattutto quella cosa che interessa di più al topografo, affidabili dal punto di vista topografico. Per cui se non avete altro, io la chiuderei qua. Questo webinar qua sarà pubblicato sul canale YouTube. Mi riprometto di creare anche un video su questa cosa qua, magari con un taglio. Mi rendo conto che magari anche su YouTube star lì a guardare un'ora e mezza, uno poi metta la palpebra, si addormenta. Quindi la mia intenzione poi è quella di creare un video ad hoc, massimo una mezz'oretta, nella quale poi faccio vedere tutte queste cose.